La carovana della prevenzione fa tappa a Teramo in un anno assolutamente drammatico dal punto di vista proprio appunto della prevenzione. Sì, come in Italia siamo veramente felici che la città di Teramo abbia deciso di ospitare insieme alla Fondazione Ballone, in collaborazione con la Caritas Diocesana, questa opportunità di prevenzione per le donne della città. La Come in Italia è un'associazione che da oltre 20 anni si occupa di lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. Da ottobre 2017 abbiamo avuto l'opportunità di portare su tutto il territorio questo progetto di prevenzione e tutela della salute femminile, appunto la Carovana della Prevenzione, che in questi 4 anni ci ha dato l'opportunità di visitare oltre 100.000 donne nei contesti socio-economici più disagiati. La città di Teramo per il primo anno ospita questa carovana, questa giornata è molto importante per noi, cercheremo sicuramente di essere il più utile possibile al tessuto cittadino. Quanto è difficile organizzare un evento così importante in un momento così difficile? Difficilissimo, dal punto di vista logistico, delle autorizzazioni, dei permessi, ma soprattutto difficile perché la carovana si inserisce in un contesto come quello della pandemia in cui in questi mesi le attività di prevenzione sono state messe un po' da parte. In tutto l'arco del 2020 sono stati oltre 2 milioni di screening oncologici che si sono non potuti fare a causa del Covid e quindi come associazione, come in Italia, grazie a questa iniziativa stiamo cercando di mettere una piccola goccia per aiutare a recuperare queste liste di esami che sono completamente saltati e che hanno provocato nel solo 2020 più di 2.000 diagnosi di tumore al seno in più. Certo, quanti iscritti oggi a Teramo? Allora, oggi avremo l'opportunità di visitare circa 70 donne, grazie appunto alla collaborazione con il Comune e con la Caritas Diocesana. Perfetto.